Perché intanto mettiamo un ultimo elemento ringraziando il nostro prossimo ospite che è il dottor Francesco Monciatti, esperto di comunicazione storico dell'arte, grazie di essere con noi, buonasera. Buonasera a voi, perché spero ci sentiate. Sì, sì, perfettamente, perché c'è un altro elemento che la digitalità, la virtualità sta modificando in maniera radicale, profonda, e forse l'elemento anche più preoccupante sotto certi punti di vista, che è il nostro immaginario, che chiaramente oggi si forma in una maniera completamente diversa da quello che si formava anche 10 anni fa, no? Pensiamo appunto a come noi fruiamo oggi dell'arte, no? Esatto. A come noi la guardiamo, la studiamo ed anche la rappresentiamo. Ci dica la sua esperienza su questo. Ecco, per quanto riguarda la mia esperienza, che è un'esperienza di studio, si può dire, perché di fatto io sono questo, attualmente mi occupo di ricerca, peraltro per le Gallerie degli Uffizi a Firenze, la percezione dell'arte è notevolmente influenzata dalla cultura visiva che le più giovani generazioni sviluppano con il contatto col digitale. Questo appare evidente. Vorrei citare a questo proposito un esperimento che è stato svolto dal museo nell'anno 2018, quando si è iniziato a riprendere l'approccio che i visitatori avevano entrando nelle gallerie. E se, diciamo, per coloro che ancora sono nati sullo scorcio del Novecento, degli anni 90, come il sottoscritto, l'approccio avveniva quasi sempre con l'occhio sensibile direttamente all'opera d'arte, ecco, ad oggi ci rendiamo conto che appunto le nuove generazioni, ma del resto la mia e la vostra e quelle precedenti, filtrano lo sguardo sull'opera d'arte attraverso uno strumento come lo smartphone. E questa particolare ripresa che è stata fatta dei corridoi delle gallerie, delle sale, della sala Botticelli per esempio, o anche della sala delle grandi maestà, mette in luce proprio come la percezione sull'opera d'arte, passando da questo oggetto, da questo strumento, ci porta a notare dettagli che precedentemente erano riservati esclusivamente alla cultura visiva derivata dall'occhio. Ora voi potete immaginare che tutto ciò avrà dei risvolti su quello che noi possiamo considerare l'analisi stessa delle opere d'arte, quindi a livello dei futuri studiosi, diciamo così, ma anche per la creazione di tutto ciò che è il gusto, no? Il gusto che nasce dalla cultura visiva, dalla frequentazione della forma, del colore, che a questo punto appariranno filtrate da uno strumento diverso, che non sarà più il nostro occhio. C'è un altro elemento che, da quello che mi dice, mi sembra risultare abbastanza evidente ed anche preoccupante, cioè che la dematerializzazione della realtà, la sua virtualizzazione attraverso lo schermo di un cellulare, diventa la realtà stessa. E quindi si sostituisce alla realtà, la realtà virtuale più potente della realtà stessa. Questo è un meccanismo che dobbiamo riconoscere, dobbiamo accettare per certi versi. Io le parlo anche per la mia esperienza di studioso. Io vedo, ho una formazione da medievista, cioè vale a dire l'indagine di tutta la storia dell'arte medievale. Ecco, lei tenga presente che ad oggi lo studio delle tavole dipinte del Medioevo che noi qui a Firenze pratichiamo avviene prevalentemente attraverso l'utilizzo di macro, di grandi fotografie che appunto riescono a dare dei dettagli impensabili ad un primo sguardo. Ora, questo discorso fa il paio con ciò che hanno detto precedentemente al mio intervento gli altri professori, perché ovviamente si parla di una percezione, anzi non solo di una percezione, ma anche di un metodo, no? Che a questo punto viene a compenetrarsi con la tecnologia, che diventa essa stessa il primo sguardo, il primo approccio a un oggetto, a un manufatto, a una tematica. Quindi in questo, diciamo, stiamo vivendo una fase di grande rivoluzione, ma come tutte le rivoluzioni parte con un piede in un'altra epoca e ci conduce in un'altra, quindi avverrà gradualmente. Voi avete parlato giustamente di un pericolo, si intravede insomma anche questo, è chiaro, forse sarebbe più oggettivo parlare di cambiamenti che determinano sì anche
dei pericoli, va bene, per ciò che noi abbiamo conosciuto fino adesso, ma che continueranno a convivere insieme su un binario per un lungo periodo. Le vorrei citare in questo senso l'esempio classico che si fa del codice minato e del libro a stampa, che una volta nato, diciamo, con nel 1452, ecco, convive per un lungo periodo anche con la miniatura. Assolutamente. Quindi, grazie al dottor Francesco Monciardi per l'intervento. Grazie mille. Il problema è la velocità con cui accade tutto questo, evidentemente, che è una velocità incomparabilmente maggiore con quello che accade. Allora,